Senti, tornando ai diritti d'autore, quando è che inizia a esserci il copyright su un bene culturale? Guarda, quella. Cioè, allora, tecnicamente il copyright sul bene culturale non c'è mai, nel senso che. Allora, così introduciamo la questione. Innanzitutto dobbiamo capire che cosa si intende per bene culturale, lì dobbiamo andare a prendere una definizione che sta appunto nel codice dei beni culturali, che è un testo normativo che non c'entra nulla con la legge sul diritto d'autore, fanno proprio parte di due rami del diritto diversi. Uno è sotto il diritto d'autore nell'ambito del diritto commerciale, diritto della proprietà intellettuale, e l'altro è diritto amministrativo, perché sono le norme che prevedono appunto i criteri affinché un bene sia classificato come bene culturale che è, come dire, ottiene dall'ordinamento, dallo Stato, una tutela particolare, no? Quadri, affreschi, aree archeologiche, sculture e via dicendo. Libri, anche libri antichi, codici. In questo testo, nel codice dei beni culturali, c'è una norma, l'articolo 108, che sostanzialmente attribuisce all'ente che ha in custodia il bene, che ha in custodia, attenzione perché il proprietario del bene culturale è la Repubblica Italiana, quindi siamo noi. Però c'è l'ente, il museo, la biblioteca, che ne so, il privato che ha magari una villa con un affresco, con un quadro, che ha in custodia il bene e riserva a questo soggetto una sorta di diritto di riproduzione, cioè una sorta di diritto per cioè una sorta di diciamo di possibilità di chiedere moneta, di chiedere soldi per le riproduzioni che vengono fatte di quel bene culturale che lui ha in custodia. Quindi sostanzialmente il risultato è, anche se non possiamo davvero parlare di copyright perché non è un copyright, però ottiene lo stesso effetto del copyright su cose che magari il copyright vero non l'hanno mai visto, e questo è il paradosso. Cioè, abbiamo messo il diritto d'autore, il copyright su Michelangelo, quando Michelangelo non l'ha mai visto il copyright, perché all'epoca sua il copyright non esisteva come istituto giuridico. E quindi abbiamo creato davvero un opprobrio giuridico. Però, se poi vai a ascoltare i titolari dei musei, i titolari non so, appunto, degli enti che hanno in tutela i beni, che hanno in custodia i beni, ti dicono che quello è uno degli unici modi che abbiamo per tutelare il patrimonio artistico-culturale più, diciamo, vasto del mondo, perché questo è, nel senso, questa norma non a caso ce l'abbiamo in Italia e in Francia, in Grecia, in pochi paesi al mondo, perché? Perché ovviamente sono i paesi che hanno più da perdere, no? Cioè, il rischio qual è? Il rischio è che qualche casa editrice, che ne so, russa o Cinese. filippina, utilizzi il David, utilizzi la Cappella Sistina, utilizzi che ne so, l'Ultima Cena per farsi le copertine dei libri, per fare i grembiuli da vendere, no? Made in Italy, queste cose qua. Allora, quello è uno dei modi che si sono inventati per diciamo, tenere sotto controllo questo tipo di riproduzioni. Però purtroppo l'effetto è appunto di aver messo un copyright su cose che il copyright né l'avevano mai visto, probabilmente, e se anche l'avessero visto, perché magari sono opere di autori che sono morti da pochi anni, però sono comunque cadute in pubblico dominio e quindi davvero non si spiega. Per Comunque, su conto, questa cosa ne stanno discutendo in questi, cioè, questi in giorni. questi giorni, è un tema molto caldo perché la direttiva europea di cui ti parlavo prima è che sta per essere recepita in Italia in questi giorni. Aveva un articolo che, insomma, su questo aspetto, sulle riproduzioni delle opere diciamo, del patrimonio artistico-culturale, aveva un articolo, l'articolo 14, che è abbastanza interessante. Quindi forse potrebbe leggermente cambiare. Speriamo in bene, speriamo in meglio, ecco.